Dimmi la verità, ma queste cose della crescita personale, questi consigli, fai così, fai cosà, ma non sono tutta un insieme di banalità estreme. Sono delle cose che anche un bambino avrebbe pensato. Ma scusa, ma quando ci hai raccontato che prendi i pensieri, li metti da parte e dici ci penso dopo, ma anche mio cugino che ha 8 anni poteva darmi un consiglio del genere. Ma che banalità! Sì, è vero. Sono spesso delle banalità, ma funzionano e oggi ti spiego perché è un bene che siano delle banalità. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Da anni vi parlo di queste cose su Psinelli, il mio podcast, e da un anno a questa parte su questo bellissimo nuovo canale di YouTube. E oggi ti voglio parlare di una tematica che mi ha colpito proprio qualche giorno fa, proprio sotto a un piccolo video nel quale descrivevo la tecnica delle preoccupazioni. Se non sai che cos'è, è qua in questo video, la troverai, o meglio, qua su questo canale. Si chiama proprio Come liberarsi dalle preoccupazioni ed è una tecnica semplicissima che non ho inventato io. È una tecnica che è stata inventata da un insieme di psicoterapeuti della terapia cognitiva, o meglio metacognitiva, i quali l'hanno utilizzata con trial clinici con centinaia di persone. Ed indovina, funziona. E ora, proprio questo dubbio, quando una persona legge una tecnica psicologica molto semplice e mi scrive: ma quanto è banale? Ebbene, dovete sapere una cosa importantissima. Il fatto che la tecnica diventi semplice e apparentemente banale è un bene incredibile. Lasciate che mi spieghi meglio. Non so quanti anni tu abbia, mediamente so che le persone che guardano i miei video su YouTube sono molto giovani, non giovanissime, ma abbastanza giovani, però di certo ti ricorderai come erano i computer quando eri molto piccolo. Probabilmente il computer che stai utilizzando in questo momento, o comunque il cellulare che stai utilizzando in questo momento, è centinaia di migliaia di volte non solo più potente del modello che avevi quando avevi, non so, 16 anni, ma probabilmente è 1000 volte più facile da usare, non è così? Perché il cellulare che hai adesso è molto più facile? Qualcuno potrebbe dire: beh, Gen, è ovvio, si chiama usabilità, interfaccia uomo-macchina, bisogna fare in modo che l'essere umano si interfacci sempre meglio con quell'oggetto. In realtà questo è il destino di tutte le tecnologie. Dalla prima tecnologia che abbiamo inventato, una delle prime tecnologie, cioè il fuoco, il quale ci dà ancora dei problemi, ogni tanto prende fuoco qualche cosa, ma è una tecnologia che abbiamo inventato milioni di anni fa. I nostri antenati, ancora prima della specie Homo sapiens, utilizzavano il fuoco. Ecco, però oggi possiamo usarlo in modo molto molto semplice. Quando ero ragazzino, per accendere un fuoco in casa dovevi avere o un camino, oppure arrivava il tipo con le bombole, dovevi attaccare la bombola, era pericoloso, c'era una paura estrema, anche perché quando saltava, e ogni tanto succede ancora purtroppo, una bombola era una vera e propria esplosione che faceva dei danni belli gravi. Ma possiamo fare un passo un po' più indietro e immaginare che differenza ci fosse tra il guidare un'auto di 50 anni fa e il guidare un'auto di oggi. Se 50 anni fa volevi fare un viaggio in auto con gli amici, ma come minimo ti dovevi portare dietro un meccanico, una persona che fosse a tal punto competente nella tecnica dell'auto da essere capace di cambiare la cinghia, cambiare le gomme, cambiare tutto. Oggi non è più così. Certo, devi essere in grado di cambiare una gomma, ma basta che alzi il cellulare e chiami qualcuno e te la cambiano la gomma. Perché? Perché succede questa cosa? Beh, come ti ho detto, è il percorso naturale della tecnologia. Guarda, ti dico, io che ho visto i primi computer, mi ricordo ancora quando per far partire un videogioco con il mio VIC-20 e poi il Commodore 64 dovevi scrivere una specie di programma in Basic. Un programma. Programma, non devi scrivere delle cose, devi scrivere 10, staccato, print, gosub, un codice strano, poi così. E questi programmi ci mettevi un po' a scriverli, e per poter far partire un videogioco da 8 pixel, bruttissimo. Così come la mia prima auto è stata una Peugeot 106, e quando facevo i viaggi con la 106 tra Alassio e Padova ero tutto spaccato. Oggi con la mia Fiestina, che non è una Fiesta chissà quanto bella, ma credo un modello fa, tra virgolette, è tutta un'altra vita. La tecnologia tende alla semplicità, tende alla banalizzazione. Perché uno strumento dovrebbe essere semplice? Perché dobbiamo fare in modo che tutti possano utilizzarlo. Ora, immaginiamo che
esista una tecnica di psicoterapia molto complessa che solo pochi riescono ad intuire e che solo pochi riescono ad applicare. Sarebbe utile nella costruzione di, non so, di una categoria professionale dello psicologo? Sì, sarebbe utile, ma sarebbe molto pericolosa perché solo una piccola percentuale dei miei colleghi saprebbe utilizzarla. E invece è bene che tutti la sappiano utilizzare, dallo psicologo illuminato e bravissimo allo psicologo meno illuminato e meno bravo, che magari, diciamo così, nel dubbio perlomeno non fa danni. La stessa identica cosa vale nella medicina, vale nella chirurgia, vale in tutto. Ed è per questo che sempre più spesso arrivano presidi medici che sembrano fai da te, tipo non so se avete visto, ma ci sono addirittura delle pubblicità per farsi le otturazioni da soli. Non fatelo, ma sono convinto che tra 20 anni esisterà un apparecchio, te lo metti in bocca e ti fa l'otturazione. Perché? Perché c'è bisogno che tutti quanti possano utilizzare quegli strumenti nel modo più sicuro possibile. Oltre al fatto che abbassare, tra virgolette, la competenza di utilizzo di quell'attrezzo lo fa scegliere di più, quindi aumenta anche la sua vendibilità sul mercato. In altre parole, noi tendiamo a confondere troppo spesso quella che potremmo vedere come l'avanzamento tecnologico con il fatto che quelle cose lì siano sbagliate perché troppo semplici. Non è vero, quella tecnica del mettere da parte i pensieri è semplice da applicare, ma la teoria che ci sta dietro e tutte le prove ed errori che ci hanno condotti a quel tipo di terapia sono complessissime. Non stiamo qui a parlare della differenza tra, appunto, tra la cognizione, la metacognizione, come queste due cose interagiscono, la differenza che c'era tra una visione di conscio e inconscio, pensieri automatici, pensieri controllati, altrimenti apriamo un dibattito psicologico e filosofico che non ha mai più fine e c'è un sacco di complessità dietro a quegli strumenti. Non solo, c'è un'altra piccola confusione molto interessante su cui voglio farti portare l'attenzione, che si intreccia con questo tema, anche se un po' a latere, un po' a lato, non è esattamente questo tema. È l'idea che se qualcosa è semplice, sia anche facile. Ma non è così. Facciamo un esempio di qualcosa di semplice. Secondo te è semplice, non so, correre 5 km? 10 km? Se sei una persona giovane e mediamente un po' atletica mi dirai di sì. Se sei una persona giovane che si muove abbastanza mi dirai di sì. Camminare per 5 km, fare i proverbiali 10.000 passi non è difficile. Tu lo fai? Tu tutti i giorni fai 10 km a piedi? Tu tutti i giorni ti siedi e fai 10 minuti di meditazione? Tu tutti i giorni ti siedi e leggi un libro? Sono tutte azioni molto semplici, ma non sono facili. Noi diciamo che la differenza tra semplice e facile è una differenza etimologica. Non è verissima, ma mi piace utilizzarla perché secondo me fa entrare bene nella testa questo concetto. Le cose semplici significa che non sono complicate, cioè significa che non sono ripiegate su se stesse, significa che non c'è niente di segreto, non c'è niente da interpretare. Sono semplici, tu le guardi e così devi camminare per tot tempo al giorno. Semplice, simple. Ma non è facile, che invece ha a che fare con l'esecuzione. Facile significa che l'hai fatto talmente tante volte che ti viene bene nell'esecuzione. Quindi semplice significa semplicemente che non è ripiegato su se stesso, che non c'è niente di segreto in quella faccenda lì. E invece facile significa che l'hai fatto tante volte. E invece alla gente, soprattutto per quanto riguarda la psicologia e le tecniche di psicologia, piace l'idea del complicato. Perché? Perché innanzitutto c'è l'idea iniziatica. Vieni nella nostra cerchia segreta, all'interno, cerchia segreta e ristretta, all'interno della quale potrai imparare delle tecniche e delle metodiche che nessun altro conosce e che potrai apprendere solo attraverso un percorso molto lungo e faticoso di ascesi nei nostri ashram segreti per soli 15.000 euro al mese. Vieni con noi. Sto scherzando, se per caso sei arrivato a questo punto del video magari stai pensando che io sia impazzito, ma sappiate che è esattamente così. Creiamo una differenza tra noi contro di loro, si chiama in-group, out-group. È una roba psicologica che chiunque abbia studiato queste materie conosce, che ci porta naturalmente a cercare di differenziarci dall'altro dicendo
tu sei quella cosa lì, io sono questa cosa qui. Perché? Perché io utilizzo tutti i segreti dell'orsa polare nascente, della setta segreta, della complicanza ermeneutica filosofica. Tu sei un pirla perché invece parli come mangi e dici le cose così come stanno. Ebbene sì, c'è proprio questa specie di idea che più una roba è complessa e più è vera. Nel nostro ambito, nell'ambito della psicologia e in particolare in un ambito specifico della psicologia che non viene visto come psicologico, che è quello dell'ipnosi, ci sono delle teorie talmente complicate che sono state fatte in questo modo proprio per depistare. Cioè se tu ci entri dentro capisci che in realtà la complicazione, la complessificazione di quel tema è rivolta esclusivamente a cercare di darsi una specie di ragione, ma quando tu ci guardi bene dentro scopri che è la ripetizione di cose che sono già state dette. C'è un modo per capire, questo lo capisce solo chi è davvero iniziatico nella mia setta. Non lo dico più perché ultimamente mi state scrivendo peste e corna quando parlo male di specifici personaggi della psicologia. Quindi in questi giorni, ragazzi, tirerò fuori anche un video che parla di psicologia e forse in alcuni tratti ripeterò alcune di queste cose, però l'aspetto più interessante per me è questo. Evitate di confondere complicato con facile. Evitate davvero di confondere queste due cose, anche se sono magari termini e temi di cui abbiamo già parlato. Non mi stancherò mai di ripeterlo, perché dietro questa differenza ci sono un sacco di fuffa guru che vogliono fregarvi attraverso la complicanza delle cose. Tutte le cose sono alla luce del sole. Vi faccio un esempio che non c'entra niente, ma che probabilmente vi è capitato. Vi è mai capitato che qualcuno sui social vi scrivesse: ciao, mi piace un sacco il tuo profilo, facciamo una telefonata? Mai successo? A me succede e a tutti i miei colleghi che abbiano più di un tot di follower accade tipo quotidianamente che la gente ti voglia proporre le proprie iniziative scrivendoti. Io cosa dico a queste persone? Dato che so già dove voglio andare a parare la maggior parte e dato che sono un po' occupato, io scrivo: guarda, sono occupato, fammi un piacere, scrivimi un'email. Su 10 persone una mi manda davvero l'email. Perché? Perché le altre 9 vogliono, tra virgolette, intortarti con la complessità. Perché se tu hai una proposta buona, me la puoi fare via email. Che bisogno c'è di chiamare? Perché mi devi chiamare? Perché mi devi prendere il tempo per rompermi le palle al telefono? Quando potresti scrivere, se c'hai una buona proposta per me, me la puoi scrivere in 3 righe. Guarda che ho deciso di bla 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 bla, 3 righe per dire che cosa hai in testa. Se hai bisogno di chiamarmi è perché sotto sotto vuoi intortarmi. Ebbene, dietro la complessità molte volte ci sta l'intortamento. Tutto è comprensibile da tutti, anche le cose più difficili, soprattutto nell'ambito psicologico. Ed è per questo che un certo tipo di psicologia che strizza maggiormente l'occhio alla filosofia, per quanto io adoro la filosofia, altrimenti non andrei spessissimo dal mio amico Rick Dufer a chiacchierare. Io adoro la filosofia. Per quanto ci sia questo amore, bisogna stare attenti a non confondere complicatezza con giustezza. Non è che se una cosa è più complicata è più giusta. Se una cosa è eccessivamente semplice, eccessivamente facile, allora se invece una cosa è semplice, cioè si capisce, ovviamente si può approfondire, ma è di difficile esecuzione, solitamente queste sono tra le più veritiere. Ovviamente mi fa ridere che ti ho parlato di questa cosa tra complicato, eccetera, parlandoti di filosofia come di qualcosa di sbagliato, quando in realtà questo video, essenzialmente fatto un po' così su due piedi, è filosofia, ma mi serve ancora una volta per indicare alle persone che quando vedete qualcosa di molto semplice dovete stare attento a non confonderlo per qualcosa di facile. Vi faccio l'ultimo esempio e poi ci salutiamo. L'ultimo esempio è quello della nostra amata meditazione. Meditare è tremendamente difficile, ma è tremendamente semplice. Capire come funziona la meditazione, o almeno l'esercizio della pratica meditativa, è facilissimo. Semplicemente ti metti lì, chiudi gli occhi, senti l'aria che entra e che esce. Ogni volta che ti distrai, torni gentilmente al tuo respiro. Punto. Ecco, farlo per tutti i giorni, nel modo corretto, sempre più corretto, perché ti accorgi che c'è sempre un modo migliore per farlo, farlo tutti i giorni per anni è tremendamente difficile.
ed è solo facendolo tutti i giorni per molto tempo che si raccolgono dei frutti succosi. Se lo facciamo qualche volta, non funziona. Quindi cosa succede? Come è successo a me tanti anni fa, molti anni fa, mentre facevo l'università qui a Padova, c'era un corso di meditazione Vipassana di 5 giornate. Vado il primo giorno, questi ci fanno sedere in posizione, diciamo così, con le gambe incrociate, tra virgolette, e ci fanno sentire l'aria che entra e che esce. Ci spiegano questa cosa e ci chiedono di meditare così per una settimana. Provo a casa, mi rompo tremendamente le scatole. Torno la volta dopo, faccio il secondo incontro e dico, ok, questa volta mi spiegheranno qualcosa di più complicato. Basta questa roba di sentire il respiro, io lo sento tutti i giorni e si rifà la stessa cosa. Terzo giorno, la stessa cosa. Quarto giorno, vi dico che a fatica ho fatto il quinto giorno, ma vi assicuro che terminato il quinto giorno non ho mai più voluto sentire niente di quella roba lì. Basta, basta, cos'è questa roba della meditazione che devo sentire il mio respiro? E mi ero convinto che la pratica meditativa fatta in questo modo fosse una specie di proto-ipnosi senza obiettivo. Vabbè, questa la capiranno in 5, ma spero che questi 5 siano contenti che abbia citato questo aspetto. Ora, perché? Perché non avevo capito la differenza tra complicato e facile. Non avevo capito che la meditazione sembra semplice, o meglio, la sua pratica è semplice, ma è tremendamente difficile. Poi è chiaro che quando ci scavi dentro, così come tutte le pratiche che funzionano, poi hanno la sostanza. Ma quando qualcuno cita o ti taccia, ecco, quando qualcuno ti taccia di semplicità, di semplicismo, fai sempre questi due pesi, due misure. Nota se questa è la verità. Ricordiamoci che per dimagrire è facilissimo, basta mangiare meno di quanto consumiamo. Se vogliamo restare in forma dobbiamo fare l'allenamento, se vogliamo avere un equilibrio mentale dobbiamo meditare. Sono tre cose semplici, tre cose che anche un bambino potrebbe capire, che deve mangiare di meno, deve fare più movimento e deve fare quell'esercizio. Ma sono tre cose difficilissime che nessun bambino vorrebbe mai fare: mangiare di meno, impegnarsi in quella cosa lì e fare la meditazione. Quindi teniamo a mente questa distinzione, perché secondo me può aiutarci a capire meglio in quale direzione stiamo andando, quali sono gli strumenti che stiamo utilizzando e valutare anche le persone che ce li stanno proponendo in quel contesto. Bene, sono riuscito a dire un sacco di cose in un contesto un po' così, ma spero che vi sia piaciuto questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale schiacciando su iscrizione e distruggete il tasto mi piace, come dicono gli youtuber quelli bravi. Ok, devo capire ancora se questa cosa è semplice oppure è facile. Ciao.